se oggi si riprende con Mega Man Star Fox 3 Black Ace. Alcuni di voi probabilmente si staranno dicendo una cosa del tipo: ma come? Non l'avevi finito? Bene, vi dico di no, perché come ho detto nello scorso episodio, nell'ultima parte, ho detto che ci sarebbe stato una parte bonus dopo il completamento della storia normale. Infatti la medaglia che abbiamo ricevuto l'ultima volta era semplicemente per il completamento della storia, così come è stata fatta dalla Capcom. Ok, a questo punto inizia la parte bonus, come ho già detto due o tre volte in questi 40 secondi. Comunque, questa parte durerà non 53 episodi. Se ne dura una ventina sarebbe addirittura tanto. Secondo me in meno di una ventina di episodi riusciremo a concluderla. Ok, quindi l'ultima volta ci è stato detto che dobbiamo andare in questo momento per esaminare. Io non l'ho mai fatta questa parte qua, quindi, come naturalmente tutto il gioco, quindi sono curioso quanto voi di scoprire cosa c'è in questo underwater. Dove siamo? In un underwater che non abbiamo mai visto prima. Ma che... cos'è quel coso? Cos'è sto coso? Cosa c'è? Dove sono? Beh, sei... ad essere onesto, non ne ho idea. Capisco. Ho un messaggio che deve raggiungere la Terra. Si tratta di un SOS dal mio pianeta natale. Tutti ed ogni cosa verranno presto distrutti da lui. È così potente. Quel suo server... Ehi, riprenditi! Non posso andare oltre. La nostra sola speranza è il nostro brother sulla Terra. Il nostro re ci ha detto che c'è qualcuno sulla Terra con il potere di salvarci. Ehi, chi è questo qualcuno? E da quale pianeta provieni? Provengo da... No, non puoi... Maledizione, ha tirato le cuoia. È triste, ma almeno è riuscito a completare la missione. Oh, stai dicendo che... Sì. Credo che sia meglio mettersi all'opera. Questo underwater deve essere connesso al suo pianeta. La sua gente aspetta che il loro brother terrestre si salvi tutti. Sembra divertente, non so cosa ne stia succedendo, ma sono sempre pronto a prendere a calci dei cattivi. Ok. Posso fare qualcosa? No! È veramente morto quel povero Erz, o quel coso lì, quello che era. Ok, fatemi salvare perché la pappardella non la voglio risentire. Ok, dimmi un po' dove siamo. Il rumore sta ritornando. Per raggiungere la guasa da qui. Sbrigati ad andare. Ok, dammi informazioni. Rumoroso, tu. Troppo rumoroso. Ma cosa? Ma perché? Faccio casino? Ok. Ah, bene. C'è un blocco che ci sbarra il passaggio. Non possiamo attraversare quella cosa. Chissà chi è stato a mettere qui un blocco. Posso dirtelo io? Ok, sì, faccia i convenevoli di casa lei. Visto che è casa sua questa. Un tipo enorme con un braccio blu ed uno rosso. Ha sigillato la via. Un tipo con un braccio blu e uno rosso che si ammagna di picche. Non ce l'ho neanche pensato io. Per quel che ne sapevo dovrebbe essere rimasto nello spazio. Si è trasferito da qualche parte tramite quel dispositivo. La specie di UFO. Registro trasmissione. Magnus di picche R. Nucleo programma. Quartier generale Guasa. Ehi, vedi, era Magnus di picche. Ma per cosa sta la R? Non ne ho idea, ma lo scopriremo quando lo incontreremo. Se non lo troviamo non potremo avanzare. Nucleo programma quartier generale Guasa, non è molto specifico. Troviamo solo cercare in ogni angolo finché non lo troviamo, diamoci da fare. Ok, per adesso ritorniamo indietro. Quindi sembra che un misterioso SM sia la Guasa, eh? La cosa è sospetta. E mi piace. Ma devo farci qualcosa io con sto coso? Ok, nucleo, mi dici che è un nucleo programma? Sì. Ok, sono alla Guasa. Ok, cercare in tutti i nuclei di programma davvero? Stavo dicendo, se non ricordo male, mi lascio finire la parola, c'era un... sì, eccolo qua, era bloccato questo. Chiave dealer, blocco disattivato, quindi non potevo entrarci a meno che non avessi già battuto il dealer, quindi posso entrarci adesso. Nucleo programma mini antenna, entriamo a vedere se c'è qualcosa di interessante. Sì, c'è un Magnus gigante. Quindi sì, c'è decisamente qualcosa di interessante. Chi sei?
via dalla mia vista se non vuoi essere eliminato. Beh, è diretto, devo dargliene atto. Sembra che però non si ricordi di te. Sì, non è il Magnus di Piquet che conosciamo. Magnus di Piquet, chi sei tu? Eh? Sei il mio nome? Lo abbiamo trovato usando un dispositivo all'interno di un'onda rumore. Pensavo che le forme d'onda su questo pianeta fossero tutte deboli. Non avrei mai pensato che ci fosse qualcuno in grado di usare le onde rumore. Questo pianeta non verrà dello spazio o roba del genere. Verrete eliminati. Che cosa hai detto? Non credete che essere una forma d'onda di un pianeta sperduto sia una ragione sufficiente per venire eliminati? Geo, fai in fretta! È diretto e ce l'ha con me. Glielo dobbiamo concedere. What? 2000? Ok, allora. No, fermi. No. Miara, sì che mi ha fatto 210 incontri. Mi fa troppo. Dai, fermo. Mi sta spaccando le tramite. Ragazzi, è fortissimo. Cioè, non avete idea, è una cosa oscena. È una cosa oscena. Sì, certo, grazie. Basta, aspetta! Mi sta asfaltando. Ok, devo usare un po' di scudo. Credetemi, sto provando in tutti i modi a diventare Black Ace, ma non mi fa salire la noise. Cioè, non me lo permette. Mi ha ucciso! Ma che dopato è? Ma stiamo scherzando? Allora, se pensate che sia semplice dare un lavoro, vi sbagliate, vi sbagliate, è proprio... Vabbè, facciamoci una ragione, bisogna tentare finché non ce la si fa. Sparami la città. Cosa? Ma mi butta giù in un colpo! Cosa positiva è che fermo un po' dopo, la negativa è che il colpo non può sparare in su. Ok. Calmissimi, devi stare calmo, ok? Magnus di picche, devi stare calmo. A metà vita e a un quarto di vita se muore adesso mi manca no, ho 30 punte, non è normale, ok, non è normale. Ho fatto una prova. Oddio. Ok, prima questo, dopo tutto il resto, perché tipo se muoio ancora ci denuncio la cappa. E lo fa fuori. Mamma mia. Non è possibile! Ho ricevuto il titolo R, non posso essere battuto in questo modo! Ma non importa, verrà sicuramente eliminato da un altro R. E poi questo mondo verrà distrutto! Tutto sarà spazzato via dall'oscurità! Quindi perché agitarsi? Ah! Quindi perché scomodarsi ci stava meglio più che agitarsi? Fio! Quel tipo lottava in modo completamente diverso dal vero Magnus di Piquet. Ha parlato di altri che hanno il titolo R. Chissà quanti sono. Bella domanda. Cosa dovremmo fare? Sembra che stiamo mirando la Terra. Sì, ma non abbiamo indizi da seguire. Ci conviene tornare all'ombra umore. Ho la sensazione che facendolo ci imbatteremo in altri DPR.
cercare una lotta è sempre più divertente che rimanere ad aspettarne una. Ragazzo, un ottimo piano. Oh, caspita, che c'è? Pensi che rimarrà aperta quella via che era stata sigillata dall'onda rumore? Non hai tempo per farti certe domande, idiote. Che vuoi dire? Ho sentito alla TV che quando viene infranto un sigillo in un'onda rumore, quel sigillo non potrà mai più essere ricomposto del tutto. Benissimo, allora muoviamoci. Ok. Io direi, facciamo un salto veloce all'onda rumore per vedere come siamo messi. E dopodiché mi fermo, perché Magnes mi ha già stressato più che a sufficienza per un attimo. Ok. Forse passerà un po' di tempo dal prossimo episodio, se non per voi, almeno per me, perché devo veramente potenziare Geo. Perché intanto salviamo e noto un gigantesco Magnes in parte a una stazione, non so perché. Fatemi parlare. È un residuo della forma M di Agnes di Picchiere. Te la senti di fare una piccola lotta, ma neanche morto, cioè. Rimozione sigillo imposto da Agnes di Picchiere. Accesso consentito. Ok, quindi possiamo passare oltre. Ok ragazzi, ma ci vorrà un pochino perché devo potenziare Geo, cioè nel senso Mega Man, a sufficienza per affrontare questi boss. Come avete potuto vedere mi hanno asfaltato in una maniera mostruosa, ci ho dovuto fare 4 o 5 tentativi per fare fuori Magnus di Picche, che tecnicamente è il primo boss ed è il più semplice. Quindi mi servirà un po' di tempo per acquisire i potenziamenti e le carte che mi servono. Quindi ragazzi, se vi è piaciuto lasciate un commento, metti un piace, iscriviti e ci vediamo nel prossimo video. Quindi un bello ragazzi! Scusa se ci ho obbligato a visitare. Che è? Tesoro, sono a casa. Sono finalmente.